La regione dice che è stato fatto tutto il possibile, voi dite di no e chiedete una commissione d'inchiesta. Sì, dal nostro punto di vista c'è stata una grave sottovalutazione del problema. Un intervento che era previsto urgente, con soldi già certi, già stanziati, è stato appena iniziato e mai finito in 3 anni. Ci sono delle gravi responsabilità. È inconcepibile che il presidente Bonaccini, nella qualità di commissario contro il dissesto idrogeologico, oggi non sia qui a riferire sul proprio operato e preferisca, come ormai è chiaro a tutti, andare in giro per la regione a tagliare nastri e a fare propaganda. Noi chiediamo una commissione d'inchiesta perché crediamo che per i cittadini alluvionati serva fare sicuramente chiarezza e capire di chi sono le responsabilità, ma poi a breve depositeremo anche un esposto alla magistratura perché crediamo che la procura debba aprire un fascicolo e capire cosa è successo.